Amici, buongiorno, ben ritrovati oggi giovedì 10 di dicembre. Siamo ancora qua per portarvi la nostra musica, la musica di degni di nota. È sempre un bel viaggio ricordare i nostri ragazzi perché lo stiamo facendo ormai da qualche giorno, ricordando chi ha avuto la possibilità di passare il turno, ma anche chi, come lunedì, Laura Andreasi Bassi, è stata eliminata, non farà più parte di questa edizione 2021 di Degni di Nota. Oggi vi parliamo degli occhietti furbettini di Sara Bardi, come è stata definita dai nostri giudici, questo spirito gioioso. Diciamo che Sara, quando arriva sul palco di Degni di Nota, sprizza energia con questa faccina così gioiosa, mette allegria. Sara Emanuela Cortesi ha detto: quando arrivi veramente porti gioia, questo ci fa piacere. Sara, anche lei, come Emily, ha superato il turno, come Francesca Di Caro, come Marta Gazzilli. E allora oggi ci andiamo a ascoltare qualcosa che ci ha regalato Sara Bardi. Cosa facciamo? Ci andiamo a sentire, ragazzi. No, sei, si arrabbia, perché avete sentito cosa ha raccontato, sa, col muletto, lei canta, io, mamma mia, se fossi nei suoi colleghi di lavoro avrei una paura. Vai, Sara, facci sentire, cantiamo. Ritrovo qua a racimolare sogni, visto che oramai li tengo incatenati da un po' e trattengo il fiato giusto il tempo di intuire quanto mi vuoi bene. E mi ritrovo qua e non so che sapore ha. Mi avevano avvertito, succede all'improvviso. E quando meno te l'aspetti, ti si colora il viso. È più vulnerabile dall'equilibrio instabile, si allarga la tua vita. E ti ritrovo qua, ma sai che sapore ha. I sogni non sono nei cassetti perché si stanno stretti e rimangono a metà. Ed hanno paura del buio. Non vanno compromessi, arrivano in diretta senza pubblicità. Crudeli, bastardi come questo. Colpo di fulmine. Ci ritroviamo qua. Niente di sbagliato. C'è rimasto il sale, può darsi sia passato di qua. Tratteniamo il fiato giusto il tempo di intuire quanto ci vogliamo bene. Ma che sapore ha io e te? I sogni non sono nei cassetti perché ci stanno stretti e rimangono a metà. Ed hanno paura del buio. Questo non vanno compromessi. Crudeli, bastardi come questo. Colpo di fulmine arriva adesso. E mette in disordine, un disordine dentro di me. Ed hanno paura del buio. Crudeli, bastardi. I sogni non sono nei cassetti perché ci stanno stretti e rimangono a metà. Ed hanno paura del buio. Per questo non vanno compromessi, arrivano in diretta senza pubblicità. Ed eccola qua la nostra sgarzolina, come la chiama Emanuela Cortesi. Lei era Sara Bardi. Dopo ci andiamo a ascoltare ancora qualcosa dalla nostra Sara. Ma adesso invece voglio regalarvi una cosa bella, secondo me bellissima, dall'archivio Rai.
Sono andato a riscoprire chi mi seguiva a marzo, aprile, nelle dirette che facevamo io e Novella. L'avevamo già fatto vedere questo filmato, ma oggi ve lo voglio regalare. Qui andiamo negli anni 70, i primi anni 70, i primi anni della vera Romagna, Nicolucci e Bergamini. Questa orchestra che ha fatto una grande storia, ancora tanti di voi che amate la nostra tradizione avete un bellissimo ricordo di Nicolucci e Bergamini. Adesso li andiamo a vedere giovanissimi, perché qui penso che mio papà potrebbe aver avuto molto, molto meno di me in questo momento. Era molto, molto giovane. E lì dicono che mi assomigliava tanto. Dai, fatemelo sapere. Gustatevi questo filmato. Ancora una volta, e per soddisfare le numerose richieste in proposito, noi torniamo a presentarvi in questa zona dedicata a quelle di una certa età, un'orchestra ormai famosa per l'esecuzione di ballo liscio, l'orchestra spettacolo La Vera Romagna. Due domande ai maestri dell'orchestra. Maestro Bergamini, mi dica un po', quante sono le orchestre di ballo liscio che si esibiscono ininterrottamente, cioè tutte le sere, e nei locali romagnoli? Dirò che questa domanda mi impone un po' in imbarazzo, perché devo fare alcune precisazioni. Sì. Perché le orchestre che si esibiscono in Romagna tutte le sere sono tante, non so il numero preciso, oltre la cinquantina. Oh, allora si balla sempre. Sì, però quelle che veramente fanno un discorso serio sul genere folcloristico, direi che siamo in poche, si contano sul palmo, sulle dita di una mano, direi. Ho capito, bene. E come sempre un po'. Un'altra domanda che adesso vorrei rivolgere al maestro Niccolucci, ho detto bene. Bene, maestro, e come mai queste orchestre ci tengono proprio tanto ad essere reclamizzati, presentati come autentici romagnoli? Beh, noi amiamo moltissimo le nostre tradizioni. Certo. Direi che si tramandano da padre in figlio, delle quali noi ci teniamo moltissimo. Anche voi ci tenete. Bene, siete orgogliosi. A questo punto voi eseguirete una fantasia. Mi dice un po' i titoli? I titoli sono La mia vita, un valzer cantato da Vannis, e una polka, In alto le mani, dal nostro ultimo LP, La nazionale del liscio. La nazionale del liscio. Bene, e chi a casa ne ha voglia può anche ballare. E buon divertimento. Al mio passato, alle cose che ho creduto, agli amori che ho giurato, al danaro mai avuto, io ritrovo la dolcezza dei sapori di una volta che oggi son dimenticati per valori esasperati. Ma ritornano col tempo e mi dà la conoscenza e la luce del cammino chiara sarà. Vita, sei la cosa più bella, c'è pur sempre una stella che risplende per noi. Se d'amore non si muore, vale la pena campare per amarci di più. Vita, sei la cosa più bella, c'è pur sempre una stella che risplende per noi. Se d'amore non si muore, vale la pena campare per amarci di più.
Ragazzi, quanto è bello, quanto è bello. Qui ci vorrebbero 2B, 2E, 50L. Questa è storia. Questa è storia, la vera storia della nostra terra, della nostra tradizione, perché quegli anni lì, veramente, chi portava in alto la nostra terra erano queste orchestre, la vera Romagna, Borghesi, Baiardi, Folclori di Romagna, Casadei. Mi scuso se mi sono dimenticato di qualcuno, ma questa era la storia. La storia l'hanno fatta queste grandi orchestre, Castellina Pasi. Queste hanno dato lustro alla nostra terra e spero che questo filmato vi sia piaciuto. Adesso torniamo a parlare da Sgarzulina, ragazzi. Dai, Sarina, facci ascoltare qualcos'altro e poi torniamo. E questa è la nostra Sgarzulina, Sara Bardi, che ritroverete anche nelle prossime puntate di Degni di Nota. Allora ricordatevi, amici, sabato sta arrivando, manca pochissimo, ore 21, canale 14, Teleromagna, questa settima puntata di Degni di Nota. Torneranno i ragazzi che hanno passato il turno, ci regaleranno due canzoni a testa ancora per farci passare una bella serata così serena e tranquilla sul divano, sulla poltrona, sulla sedia, a guardare, ma soprattutto per ascoltare della buona musica. Da Luca Bergamini, da Novella, videoproduzione Maltone di Galeata, da tutto lo staff di Teleromagna e di Degni di Nota, da Orogel, una buona giornata e noi ci vediamo domani per così concludere la nostra settimana delle pilloline di Degni di Nota. Buona giornata! Tuoi, c'è la vita che ora vorrei, non ho ancora però il coraggio di confessartelo, ma ora o mai più ti dirò quel che provo per te, ed in punta di piedi lo sai, sto provando a raggiungerti, a raggiungerti. Ad un passo da te, ad un passo dal cielo, se il mio dolce segreto ti toccherà il cuore, mi porterai via con te, anche il nostro destino così cambierà, potrò darti la felicità, non pensarci poi stringimi forte, poi dimmi di sì.
Io non posso lasciare che tutto svanisca in un attimo. Sì, io troverò quella forza nascosta che è in me per svelarti quel che ho dentro al cuore. Io non voglio perderti, non voglio perderti. Ad un passo da te, ad un passo dal cielo, se il mio dolce segreto ti toccherà il cuore, mi porterai via con te. Anche il nostro destino così cambierà, potrò darti la felicità. Non pensarci, poi stringimi forte, poi dimmi di sì. Troverò quella forza nascosta che è in me per svelarti quel che ho dentro al cuore. Io non voglio perderti, non voglio perderti. Ad un passo da te.